Popolo Neroazzurro, bentornati in questo nuovo video. Innanzitutto mi scuso per la voce, non è quella dei giorni migliori, anche se sta tornando. Ho fatto 2 o 3 giorni veramente che ero completamente afono dal punto di vista appunto della voce. Il video che vedete oggi avrei dovuto farlo ovviamente martedì, quando c'è stata, diciamo, l'ufficialità del passaggio, diciamo così, chiamiamolo così, del passaggio di consegne tra Zhang e Oaktree. Mi scuso per chi vedrà il video su TikTok, visto che sono in macchina, ma come sempre lo riadatterò anche per chi mi segue su TikTok, quindi insomma, scuse dovute, ma soprattutto per quanto riguarda la voce, ragazzi, non ho potuto fare il video prima. I poteri forti mi hanno, diciamo così, impedito di dire la mia, diciamo, qualche giorno fa, ma lo faccio adesso. Allora, detto subito in maniera molto semplice, ragazzi, io sono uno di quelli che a me spiace. A me spiace che Steven Zhang abbia perso l'Inter, perché di quello si parla, ragazzi. Ha perso l'Inter. Un presidente, un ragazzo che è nato dall'altra parte del mondo e dell'Inter, molto probabilmente non sapeva nulla. E sto ragazzo si è, in questi anni, in questi 6 anni di presidenza, si è innamorato dell'Inter, ragazzi. Perché parliamoci chiaro. Lui indubbiamente ha fatto un qualcosa che dal punto di vista, diciamo così, meramente, come posso dire, contabile, no? Diciamo così, dal punto di vista di un amministratore non va fatto. Ovvero quello di contrarre un debito senza avere la possibilità di restituirlo. Siamo d'accordo su questo. È una roba che nessuno di noi debba fare e non andrebbe fatto. Però molto spesso si fanno questi tipi di errori quando tu tieni clamorosamente a un qualcosa, anche in amore, no? Quante volte ci si prosta, no? O per il partner o per la partner, quando probabilmente non andrebbe fatto. E io credo che Steven Zhang alla fine si sia realmente innamorato dell'Inter. Steven Zhang, ricordiamo che lui non ha preso questi soldi in prestito caricandoli sull'Inter, no, l'ha caricata su se stesso. Era lui che doveva restituire i soldi a Oaktree, non l'Inter. L'Inter dal punto di vista, ora, dal punto di vista dei bilanci è a posto, non ha nessun tipo di problema, proprio perché è stata, diciamo, in questo caso assorbita, è stata presa impegno da Oaktree, e quindi, diciamo, tutto quello che pendeva su Steven Zhang, diciamo, ora anche lui ormai, diciamo, è a posto. Quindi, detto questo, che quello che ha fatto Steven Zhang è un qualcosa che normalmente non andrebbe fatto, ragazzi, dobbiamo essere sinceri. Però come si fa a, diciamo così, a dargli contro? Io non me la sento. Questo ragazzo di poco più di 30 anni ha preso una squadra che era al 65esimo posto, 65esimo posto nelle classifiche UEFA o FIFA, nome comunque, 65esimo posto, e l'ha portata stabilmente a essere nelle prime 10 in 6 anni, non in 20, in 6 anni, senza soldi, o perlomeno negli ultimi anni, perché ricordiamo che quando Suning è arrivata c'era il diktat del governo cinese di investire nel calcio. Loro i soldi nell'Inter li hanno spesi, e come? Perché ricordiamo la prima vera grossa campagna, ricordiamo quando sono arrivati che gli hanno fatto spendere dei soldi, diciamo, gli hanno fatto spendere soldi fuori dal mondo con Gabigol, João Mario, soldi completamente buttati. Poi giustamente hanno capito che non si faceva calcio in quel modo e hanno iniziato a fare le cose come si deve, comprando i giocatori giusti, affidandosi soprattutto alle persone giuste. La campagna acquisti di Conte è una campagna acquisti da 300 milioni di euro, ragazzi. Il saldo finale
dei soldi spesi dalla famiglia Zang al gruppo Suning sono i 900 milioni di euro, sono più o meno in 6 anni sono più o meno i soldi che ha speso Moratti in 15 anni di Inter, in tutta la sua presidenza. Quindi qua mi fa ridere quelli che dicono che Zang non ha soldi. Zang i soldi ce li ha, purtroppo, ne abbiamo già parlato e straparlato, non ne ha il totale, diciamo così, non può disporre del proprio patrimonio come qualsiasi altro imprenditore. In Cina purtroppo è così. Quindi questo ragazzo senza soldi, o perlomeno con i soldi contati, dove star lì a contare il centesimo, è riuscito in 6 anni a mettere le palle in faccia, le palle in testa a tutti gli altri soloni, tutti gli altri presidenti della Serie A, tutti, perché se oggi l'Inter è la squadra più forte del campionato e ha dominato, perché non solo i due scudetti, vediamoci che l'Inter in sei anni di presidenza Suning, Zhang, ha vinto tutto, l'Italia ha vinto tutto più volte, 2 scudetti, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italia, ha fatto 2 finali europee, purtroppo andate male, ma le ha fatte. Questo vuol dire che dal punto di vista della scelta, capacità di scegliere gli uomini, Zhang è stato bravissimo, perché appena Marotta si libera dalla Juve lui lo va a prendere subito, non è che cincischia. Cosa ha fatto sapendo che molto probabilmente avrebbe perso l'Inter, o comunque c'erano delle problematiche? Ha rinnovato fino al 2027 tutto il management che ha permesso all'Inter di diventare la squadra che è ora. Altro atto d'amore di Zhang nei confronti dell'Inter. Quando io vi parlavo di Suning out, di Li Zhang out, tutta gente che probabilmente segue l'Inter, guarda i gol negli highlights e non guarda quotidianamente cosa viene fatto, questo è quello che intendevo. Lui avrebbe potuto sparire come ha fatto il cinese di quegli altri, il cinese dei pagliacci, che è sparito. Che fine ha fatto? Boh! Zhang invece è vero, per questioni sue non poteva, finora non è potuto più tornare in Italia, ma si sa, se uno va in Cina, se uno va a Nanchino, c'è la Suning Tower, non fa video con dietro una credenza. È chiara questa cosa? È chiara la differenza tra noi e voi? Ho visto video in questi giorni di pagliacci che prendevano in giro Zhang e io gli ho commentato: questo senza soldi vi ha messo le palle in testa, e non sarà il vostro atteggiamento da clown a cancellare il suo palmarès, perché il palmarès di questo ragazzo è un palmarès da grande presidente, da grandissimo presidente. Quindi invito tutti quelli che ora stanno esultando, tifosi dell'Inter compresi, che Zhang è andato via. Io mi auguro ovviamente che per l'Inter si apra, diciamo, una nuova era, sempre di vittorie, sempre di comunque di grandi squadre, anche se abbiamo capito che diciamo il modus operandi sarà sempre quello, autofinanziamento. Non è che Octree ora mette sul piatto 200 milioni, no, ma di fatto che però Octree ha potuto vedere, visto che c'erano 2 suoi rappresentanti nel CDA dell'Inter, hanno visto come ha lavorato l'Inter in questi anni e di conseguenza hanno capito che il management attuale deve essere lui a continuare come è stato finora, perché di fatto, ragazzi, parliamoci chiaro, Zhang era il presidente, ma il presidente operativo era Marotta, affiancato da Antonello, da Baccin, da Ausilio. Quindi diciamo che il factotum dell'Inter era Marotta. Quindi ora vedremo il CDA, che dovrebbe avvenire, dovrebbe istituirsi un nuovo CDA nei prossimi giorni. Quindi
vediamo cosa succederà. Io ripeto, è ovvio che mi auguro che l'Inter comunque continui perlomeno così. Io sono sempre stato uno di quelli che ha sempre asserito che non si fanno le squadre con le figurine. Le squadre si fanno con soldi e competenza, quello che ha fatto l'Inter senza soldi o comunque con pochi soldi. Detto questo, io a Steven Zhang posso soltanto dire grazie. Io a Steven Zhang, ragazzi, posso solo dire grazie e invito tutti voi a farlo. Perché a questo ragazzo bisogna soltanto dire grazie, perché lui ha dimostrato veramente, a differenza di proprietari che arrivano dall'estero e non sanno niente, lui in questi 6 anni ha capito cos'è l'Inter, si è innamorato dell'Inter e sbagliando, perché questo va detto, sbagliando, ha fatto di tutto per tenersela. Ora io non so se sono vere le voci che erano uscite un anno fa, quest'inverno, che lui abbia rifiutato comunque offerte vicino al miliardo per la cessione della società. Questo non lo so, non lo so. Evidentemente lui se la voleva tenere, o l'offerta, se mai ci sono state realmente, non erano le offerte che voleva lui. Questo non si sa se sono vere, non si sa. Detto questo, ripeto, lui pur sbagliando ha fatto di tutto per tenersi l'Inter, e questo è un atto di fatto, e questo non può essere non può essere una cosa che vada a suo demerito, anzi è una cosa che va sottolineata, ripeto, sempre dicendo che il modo che ha scelto lui non è proprio il modo migliore, ecco. Però per amore si fa questo e altro. Signori, questo è il mio pensiero su Steven Zhang. Lo ringrazierò a morte, perché, come ho detto, Suning prese l'Inter nel momento più buio della propria storia, nel momento più buio della propria storia, dove facevamo fatica a arrivare tra le prime 6, ha iniziato un lavoro che di fatto poi è iniziato soprattutto con Spalletti, che ha riportato l'Inter in primis a essere una squadra competitiva, una squadra credibile, una squadra che veniva temuta, perché la gente veniva, le squadre venivano a giocare a San Siro e ci vedevano in faccia prima dell'arrivo di Suning. Con l'arrivo della famiglia Zhang, l'Inter è tornata a essere in primis una squadra che veniva temuta dagli avversari, una squadra che veniva rispettata, e poi da Spalletti in poi ha iniziato a essere una squadra che è tornata a raggiungere gli obiettivi che si era prefissa: tornare in Champions, tornare a vincere, tornare a fare dei finali europei, tornare a dominare in Italia. Ed è quello che lui ha fatto. Date alla mano, signori, non guardate la gente che lo prende per il culo. La gente può fare il clown finché vuole, ma il palmarès è lì che parla, chiaro. Il palmarès di Steven Zhang è un palmarès, lo ripeto, da grande presidente, da enorme presidente. Quindi tutti quelli che in questi anni, ci metto anche molti miei amici e colleghi che lo hanno criticato e spesso volevano che se ne andasse, vedremo cosa succederà da adesso in poi. Io mi auguro ovviamente che Octree veramente continui su questa falsa riga, se, ed è quello che si legge, speriamo. Ma una cosa è certa, che finché c'era Steven Zhang, l'Inter aveva un proprietario che era innamorato dell'Inter, come noi tifosi. D'ora in poi, sinceramente, questo non lo so. Signori, vi chiedo ancora scusa per la voce, ci rivediamo sicuramente nei prossimi giorni, vedremo, non so neanche se gioca oggi o domani, forse domani. L'ultima partita col Verona, e poi si chiude il campionato, e ci vediamo sicuramente nei prossimi giorni a questo punto per parlare di mercato e per parlare di, vediamo cosa farà Octree da qui, inizierà poi quando si insedierà ufficialmente all'interno dell'Inter con il proprio CDA, diciamo così. Vi saluto, ma prima di farlo, ragazzi, ancora grazie Steven, da parte mia avrai sempre un enorme grazie. Vi saluto, ma prima di farlo, come sempre, forza, forza, forza Inter.